Bene, buonasera a tutti, grazie per la vostra presenza. Master in Ichimoku, seconda parte. La prima parte la si trova sul nostro YouTube www.squiscot.it in basso a destra. Cliccate sul tastino rosso, bianco-rosso classico icona di YouTube e vi andate a vedere, dopo aver cliccato sul video, in ordine cronologico tutti i nostri video aperti a tutti. Questa sera andiamo poi direttamente sui grafici, andiamo a mettere ancora in pratica, come già abbiamo iniziato a fare la settimana scorsa. Le slide ovviamente sono distribuibili, le metto nella descrizione del webinar, così evito che poi devo rispondere a 300 email come avviene ogni volta. La forza di Squeezecot qual è? Sicuramente il fatto che siamo broker STP, non siamo market maker, abbiamo spread davvero molto bassi, un'ottima esecuzione. STP cosa vuol dire? Che non facciamo market making, non siamo noi a fare un prezzo, a quotare il bid ask di tutti gli strumenti finanziari, ma semplicemente siamo l'intermediario puro, ovvero colui il quale mette a disposizione la liquidità di 17 banche, tra l'altro questo è davvero fondamentale, 17 banche che coprono oltre il 90% degli scambi che avvengono sul Forex, e noi applichiamo il nostro markup, ovvero allarghiamo lo spread in maniera fissa, 0,8 sull'euro-dollaro, dollaro-yen o di USD, poi un strumento finanziario al suo markup. Non offriamo soltanto valute, ma anche commodity e indici, CFD spot su indici, sia sui forward con le scadenze, ma anche senza. Abbiamo inserito ormai da quasi un anno questi CFD spot, questi colorati in azzurrino, ad esempio, se non li vedete, tasto destro mostra tutto sulla vostra piattaforma. In azzurrino vedete ad esempio il DAX che quota un euro punto, il Dow Jones che quota un dollaro punto, eccetera, eccetera. Abbiamo inserito da poco anche l'IBEX 35, che è l'indice spagnolo, è molto volatile, praticamente come quello italiano, lo trovate qua, si chiama ES, che sarebbe anche questo, è una peseta a punto, no, non è una peseta che non c'è più, è un euro punto, 9.325, e poi gli spread qua sono fissi, sul DAX abbiamo 1,4 nelle ore più liquide, 2,0 nelle ore meno liquide, e andiamo a ricalcare gli orari del future, si può tradare dalle 8.02 italiane alle 21.55 italiane. Il DAX e l'Eurostoxx, gli indici americani trattano praticamente invece 23 ore al giorno. Le specifiche le trovate sul singolo strumento facendo tasto destro, specificazione, e vedete tutti gli orari su base GMT sul conto reale. GMT, ricordatevi che sul conto reale Swissquote propone l'orario di Londra, quindi un'ora indietro rispetto all'Italia, mentre sul conto demo è l'orario italiano. Però proporre l'orario GMT è la cosa migliore, soprattutto per chi fa trading su 4 ore, perché è quello più guardato al mondo senza assolutamente nessun dubbio. Squeezecot è sussidiario di Squeezecot Bank, uno dei primi fornitori di servizi online su Forex e CFD. Già ci conoscete, non spendo troppe parole, abbiamo 16 miliardi di franchi attivi sotto gestione e una capitalizzazione in borsa che ovviamente oscilla, siamo attorno ai 400-500 milioni di franchi, dipende dal prezzo dell'azione che è quotata sul listino di Zurigo. Le piattaforme che mettiamo a disposizione sono la MetaTrader 4, che tendenzialmente consiglio di utilizzare, è quella di gran lunga più utilizzata, ma c'è anche la MetaTrader 5 per chi la volesse utilizzare, e la possibilità anche di accedere sulla nostra piattaforma, la web platform da Squeezecot.it, quindi la versione web, e anche la possibilità tramite l'Apple Store o Play Store, se avete l'Android, di scaricare l'applicazione che si chiama MetaTrader 4 oppure MetaTrader 5, consiglio la MetaTrader 4, e di fare il login proprio attraverso gli stessi codici. Il mio amico disclaimer che ormai conoscete tutti: il trading può essere pericoloso, dipende sempre come lo si fa, dovete essere in grado di affrontare i rischi, di conoscerli ovviamente prima di fare trading. Infatti, quando aprite un conto da Squeezecot.it, vi vengono fatte le classiche domande sulla conoscenza dei rischi 800 148 261. Dico sempre: meglio una domanda in più che una domanda in meno. Master Ichimoku, teoria applicazione. Diciamo che andiamo direttamente all'applicazione oggi. Quindi, la settimana scorsa Donatello ha spiegato davvero bene cos'è l'Ichimoku, come utilizzarlo, quando utilizzarlo. Se non l'avete visto, vi andate poi a rivedere la registrazione sul nostro canale YouTube. Ora andiamo direttamente alla pratica. Quali sono i trade della giornata? Cosa hai tradato oggi con l'Ichimoku? Allora, Stefano, oggi è stata una giornata, l'ho dedicata in parte di questa giornata ad alcune persone con cui sono in chat, e c'è stato un intervento, diciamo un trade fatto in simbiosi con due persone sul Kiwi, il famoso dollaro neozelandese sul dollaro
americano sul time frame 15 minuti l'entrata. Un trade studiato sul 30 minuti con intervento sul 15 minuti. Magari ecco, possiamo anche zoomare per parecchio, poi far vedere un po' qualche particolarità, perché come al solito l'Ichimoku, come per tante cose, ecco, far vedere solamente delle slide, far vedere solamente formule, far vedere solamente cose scritte, diciamo lascia il tempo che trovano, perché poi sul campo, cioè sui grafici, in realtà si possono individuare tutti gli aspetti. Questa è un tipo di strategia che ho già detto l'altra volta, può sembrare complicata, ma non lo è, basta diciamo focalizzare quegli 7, 8, 9 punti essenziali su cui ci si può basare tranquillamente e potersi divertire. Ora il time frame, allora, questo qui è il key, un famoso cambio che È uno dei 10 più liquidi al mondo, NZD/USD è al esattamente. sesto posto, se non sbaglio, siamo lì. Esattamente, molto legato anche insomma, a svariate correlazioni, come giusto che sia. Allora, se lo zoomiamo un pochino di più, Stefano, cortesemente, voglio far vedere il perché di questo trade. Perché voglio far vedere questo trade? Perché racchiude in sé alcune delle particolarità essenziali dell'Ichimoku. Allora, io ho premesso che l'ho seguito sul 30 minuti perché, proprio perché è liquido, ho cercato con queste due persone di. Se mi metti il 30 minuti cortesemente, Stefano? Ok, allora, innanzitutto dove ci troviamo? Ci troviamo sopra la nuvola azzurra. Questo già ci dà un colpo d'occhio, una visione d'insieme. Siamo in un trend su questo time frame, chiaramente. Un trend rialzista. Ora, dove poter entrare? Una domanda che mi è stata fatta dopo il webinar dell'altra settimana in due mail da due persone diverse. Se io già mi trovo in un trend delineato, già definito, chiaramente qui non stiamo parlando magari del trend che ha avuto adesso il DAX o la sterlina sullo yen, che sia, però anche qui è comunque un qualcosa di interessante perché c'è stato un bel ritracciamento. E quindi mi è stato chiesto come faccio io ad entrare se un trend è già partito. Perdo il treno, aspetto che finisce il trend, dico no, guarda, appena ho l'occasione, magari ci mettiamo in chat e proviamo a vedere dei punti d'ingresso. Allora, sul 30 minuti ho individuato, diciamo, una conformazione interessante. Per poter entrare in trade, però, io scendo di time frame. Io ho notato che questa mattina i prezzi si sono portati sotto la Kijun Sen, sotto la nostra media blu, continuiamo ancora in maniera arcaica a dire così. Chiarire il colore della linea comunque Esatto. è utile a tutti, questo fidati. Andata sotto la Kijun Sen, sotto la blu, sotto la Tenkan Sen, la rossa, e ci sono stati un paio di spike interessanti sulla nostra nuvola. Infatti si vede quel punto esattamente, vedi quel punto lì. Quel punto è molto interessante perché c'è stato un rimbalzo, ok, però io dove entro? Entro sul massimo del primo spike? No, perché? Aspetto che ci sia un chiaro segnale. Un segnale fondamentale per me me lo dà la Kijun Sen anche, la Kijun Sen è la famosa blu, perché notiamo una cosa, i prezzi sono andati al di sotto di queste nostre due medie, però la nostra Kijun Sen è rimasta estremamente piatta. Quindi una cosa molto particolare ed è importante, lo sottolineerò sempre, che la Kijun Sen quando si trova così piatta attrae a sé i prezzi. La Io ho calamita. detto esattamente. Quindi attendiamo, ragazzi, ho detto attendiamo che ci sia, che i prezzi ritornino sulla Kijun Sen e vediamo che reazione ci sarà sopra la nostra Kijun Sen. Questo è molto Ora, interessante, quindi, però ovviamente non lo usi come take profit perché sarebbe stupido, lo usi come conferma che il trend vuole ripartire. sì. Bello. Ovvio, esattamente così, però devo individuare il punto esatto, cercare di entrare in maniera migliore perché è una strategia del trend following, l'abbiamo detto più volte, però chiaramente noi non potremo mai prendere né i minimi né i massimi, come tutte le strategie del genere, quindi cerchiamo di rosicchiare, di grattare il più possibile, quindi avere meno falsi segnali possibile. Quindi, premesso che ho trovato un qualcosa di interessante sul 30 minuti, provo a spostarmi sul 15 minuti perché io le entrate le faccio poi su time frame minori. Però mi Quindi segno il dal 15 prezzo minuti. che è 0,7193 quest'area. Poi Esattamente. scaliamo di time frame e qua ci vuole qualche secondo per lo streaming, non sono io che sono lento, un 4-5 secondi affinché lo vediate anche effettivamente a casa. E cosa succede?
Succede che sul 15 minuti, in quello stesso momento in cui stavamo studiando questa conformazione, i prezzi erano all'interno della nuvola. Quindi poteva esserci molto probabilmente un break sopra la nuvola. Quindi sul 30 minuti abbiamo notato qualcosa di interessante. Spostandoci su un time frame minore, abbiamo notato che eravamo sulla nuvola, cioè nella nuvola, ma vicino a un possibile break, e poi tra l'altro break sulla nuvola azzurra, quindi un break non in basso ma verso l'alto. Anche qui notiamo che la Kijun Sen, questa nostra famosa blu, anch'essa è stata piatta per diverse candele, attirando i prezzi. Esattamente, tu hai disegnato una sorta di tazza praticamente che riabbraccia esattamente tutti i prezzi. Si sono riportati sopra la nostra Kijun Sen, c'è stato un test di questa, dopodiché c'è stato un qualcosa che io un'altra volta ho chiamato abbraccio, a me in chat io lo chiamo avvinghio. Se noti, Stefano, tra questa sorta di tazza che hai disegnato in basso e la retta che corrispondeva alla Kijun Sen sul 30 minuti, la Kijun Sen e la Tenkan Sen si sono diventate un tutt'uno, si sono avvinghiate, puoi notare. Questo, sì, praticamente con questo tratto, esattamente in quel momento lì, questo cosa comporta? Fateci caso, anche una sera volete divertirvi, Volete avvinghiarvi con l'Ichimoku, diciamo. Con l'Ichimoku, andare a ritroso per vedere se effettivamente questi avvinghi, questi abbracci hanno portato a cosa hanno portato. Questa è una particolarità proprio che non è che ho notato solo io, è un classico dell'Ichimoku. Queste due medie si sono avvinghiate, hanno dato luogo ad un'esplosione poi dei prezzi, considerando che ci trovavamo proprio in un punto molto 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 Quindi questa interessante. è la tecnica dell'avvinghio. Tecnica dell'avvinghio. È comunque Quindi interessante l'avvinghio, questa, è vedi, ha molto portato interessante. Ma ad un quindi il punto candelone. d'ingresso qual è? Il breakout della nuvola? Allora, no, io personalmente, come faccio io, attendo che ci sia un break della nuvola in questo caso. Dopodiché attendo serenamente che la candela finisca, stiamo sempre sul 15 minuti, quindi diciamo posso attendere relativamente, ecco, un Quindi tempo vuoi il relativamente fatto che breve. la candela chiuda oltre il nuvolone, oltre la Sì, nuvola? perché io ho timore sempre dei spike, poi con questi mercati così erratici è molto facile prendere uno spike. Quindi io attendo che finisca, faccio il suo lavoro la nostra candela. La candela esattamente ha chiuso in quel punto, attendo un minimo pullback, che poi è stato veramente minimo minimo, e piazzo un bel buy stop sopra il massimo di questa nostra candela. Quindi sostanzialmente corrisponde al punto in cui tu hai fissato la. Quindi Il rischio portandomi. della strategia qual è? Io sono maniaco del rischio, quindi ti chiedo, la prima cosa che ti chiedo, al di là di come puoi gestire la strategia che lo vediamo tra poco, è quanto Guarda, rischi, cioè dove metti lo stop loss e la poi Kijun, come lo muovi io soprattutto. guardo molto la Kijun Sen, come detto sempre, quindi la Kijun Sen diciamo, era sostanzialmente sulla nuvola, praticamente al momento dell'ingresso, quindi si può tranquillamente posizionare il nostro stop subito sotto la Kijun Sen, quindi Sì, sul minimo praticamente della sulla nostra. candela, la candela dell'avvinghio, diciamo, per chiamarla così, per farci capire. Sì, Quindi questo è il esatto. rischio, quello che ho evidenziato, un punto d'ingresso sopra, stoppone Esattamente, sotto. preciso. Però Domanda che chiaramente ti essendo. faccio, domanda che ti faccio. Allora, a me piace molto la gestione del rischio, quindi ti rompo le scatole su questo anche per Certo. sentire il tuo parere, dato che sei nel settore, ovvero a cliccare su comprovendi da anni. Come gestisci il rischio? Tu entri sempre con la stessa quantità di lotti oppure vai in percentuale? A me piace entrare con una size ben precisa, dopodiché. Man mano che salgono i gain, sale anche la quantità di ingresso. Se invece c'è un loss, diminuisce la quantità. Sostanzialmente è un tipo di strategia che nei test e nei trattati di money management usano molti esperti, sostanzialmente. Quindi quando No, io te lo sei in. chiedo perché io anche quest'anno mi sono dedicato anche ai trading system, quindi ho ottimizzato anche backtest, ho fatto un po' di cose, ho fatto già vedere alcuni dei studi che ho fatto, quindi volevo sentire anche un po' la tua opinione, Sì, dato che sei sul aumentare la mercato da anni. quantità, aumentare la size dopo un gain e diminuirla dopo un loss. Questo statisticamente Diciamo che sia un po' la porta. martingala sui profitti, diciamo, è come se voi ci pensate adesso per chiarire un po' quello che stavo dicendo, effettivamente, anche Dani stava dicendo, nel senso, se voi ci pensate,
Se lavorate con una percentuale di rischio ben predefinita, cioè ad esempio voi per ogni trade rischiate una percentuale, supponiamo che voi per ogni trade rischiate il 2%, ok? E avete un capitale di partenza di 10.000, ok? Se poi arrivate a 11.000 e rischiate sempre il 2%, il vostro rischio non è più 200 euro trade, che sarebbe il 2% di 10.000, ma sarà un po' di più, cos'è 220 euro circa trade, ok? Se invece da 10.000 perdete e arrivate a 9.000, non rischierete più 200 euro trade, sempre rischiando il 2%, ma un po' meno, che ne so, 180 euro trade. Quindi facendo così, quando voi cavalcate un periodo di profittabilità elevato, cioè da 10.000 arrivate a 11.000 e si sale, anche la vostra exposure salirà e quindi tenderete a guadagnare in una serie positiva di più. Ok? Questo è per ridurre un po' in pochi secondi quello che ha detto giustamente Danny. E poi spiegaci proprio come hai gestito la strategia successivamente, cioè hai messo un take profit, sei andato in Allora, trading? guarda, in questo caso è stato fissato un trade, scusami, è fissato proprio un target, cosa che solitamente io non faccio, semplicemente perché allora, mi trovo sul 15 minuti, quindi chiaramente non posso, diciamo, non posso seguire più di tanto in trailing, perché questo è un tipo di trading che, diciamo, da utilizzare più su time frame maggiori, magari dall'orario, non so, sul 15 minuti. Preferisco, questa è una cosa che non abbiamo detto l'altra volta, fissare dei take. Dove in punti in cui la nostra scusami, la cycle span, quindi la nostra verde, la nostra media verde, di cui abbiamo parlato un po' l'altra volta, ha creato dei punti, diciamo delle V su time frame tipo il daily o il settimanale. Mi spiego meglio. Se noi andiamo, una volta che abbiamo cominciato a fissare il take di entrata, abbiamo semplicemente impostato come time frame il daily. Dopodiché, Quindi io ho esattamente. messo qua i livelli che abbiamo appena detto, sia di ingresso che di uscita. Poi vado sul day. Questo è 15 minuti dove di fatto è operato. Vado Esattamente. sul daily. Daily, cosa che a me piace fare, ma è che è giusto che sia, perché molto spesso ci si trova a dover vedere dei trade fatti magari dopo un break da una nuvola, ma non, diciamo, un po' troppo a ridosso di supporti di resistenza. Allora, mi posiziono. Faccio anch'io sul mio computer. Allora, praticamente sul daily. Allora, io vado, diminuisco un pochino lo zoom, perché sennò magari. Allora, ma già lo si vede lì. Se ci fai caso, c'è stato un punto in cui la nostra cycle span, ti dico esattamente la data, il 9 di settembre. Praticamente Ho fatto quel dovresti. massimo lì. Sei arrivato sul massimo? 0,7236. Non riesci ad andare Ha indietro? fatto quella V. No, Ah, ah ecco. Ah, no, sì, aspetta, tu hai scusami. detto 9 settembre, io c'ho Sì, qua 16. esatto. Ecco qui. Vedi che c'è stata quella V. Io lì posiziono con la MetaTrader una bella retta rossa. Perché so che su quel livello i nostri prezzi molto, molto probabilmente andranno a cozzare. Quindi io. Quindi prima di quel livello, leggermente prima, vai a mettere il tuo obiettivo, che ti metti in testa o metti fisicamente in macchina nella MetaTrader? No, guarda, io queste rette, io i miei grafici sono pieni sostanzialmente, perché diciamo cerco di. Perché se io avessi avuto una retta del genere poco sopra la nuvola di entrata, nel punto di entrata oggi, non sarei entrato. Questo perché è una cosa che succede molto spesso ed è importante. Va bene che ci sia il break della Kijun Sen con la Tenkan Sen, è bene che ci sia lo swing tra la rosa e l'azzurra o viceversa. È bene quindi che ci sia poi un break dei prezzi sopra o sotto di essi, però è anche importante individuare un punto in cui non si vada a cozzare sopra un supporto o su una resistenza. Quindi se tu vai a notare, tu hai tracciato questa retta rossa Ho tracciato quella retta rossa sul daily e sono andato su 15 minuti. sui 15 minuti, E adesso, ma vabbè, sono rimasto un po' così perché il massimo è arrivato esattamente lì. Però mi devi dire, se tu il take profit lo tieni tu in testa, quindi lo pensi, però non metti il take profit in piattaforma, o lo metti direttamente in no, 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 piattaforma? io, no, no, in questo caso su questi time frame su 15 minuti, se noto che c'è, chiaramente la retta rossa non la faccio, no, no, ci sono punti in cui la cycle span fa queste V,
però non è che sono in quantità industriale, chiaramente. Io prendo sostanzialmente gli ultimi 3 mesi, praticamente mi creo un quadrato con la nostra MetaTrader, un quadrato degli ultimi 3-4 mesi, non di più sostanzialmente. E quindi io guardo solamente quello che è presente all'interno di quel quadrato. Quindi se ci fossero stati un mese prima anche un'altra V importante sul daily, non l'avrei tracciato. Quindi una volta che mi traccio questo quadrato di questi 3-4 mesi, traccio queste rette e io casualmente non è che voglio, abbiamo visto come ci sia stato questo proprio tocco dei prezzi sopra questo livello. Quindi praticamente il take non era esattamente sulla retta, c'è sempre un piccolo slippage del mentale, insomma, quindi diciamo quei 5-6 punti pip da queste rette, ed è andato bene, sostanzialmente è andato bene. Quindi questo molto interessante come trade, perché non per dire per avere il bravo, semplicemente per far vedere come anche non andando sui time frame che sono il daily o il 4 ore, si può utilizzare tranquillamente un time frame minore come il 15 minuti. In questo caso con l'accortezza di utilizzare anche timeframe maggiori. Quindi cosa ho fatto? Ribadisco, poi in 2 minuti. Ho notato sul 30 minuti qualcosa di molto particolare, perché l'equation sign era piatta, avrebbe sicuramente attratto i prezzi. Sul 15 minuti parallelamente ho notato che ci trovavamo quasi a ridosso del limite, diciamo, di questa nostra nuvola, quindi molto probabilmente i prezzi avrebbero quantomeno testato quel livello. La chiusura e la tank si sono avvinghiate, quindi in quel caso andando verso su, quindi statisticamente succede tantissime volte che i prezzi poi esplodono. Quindi ho teso serenamente l'uscita da questa nostra nuvola. Sul massimo di questa nostra candela abbiamo posizionato il buy stop e abbiamo posizionato un target corrispondente ad un punto in cui la nostra CQ span, che ricordiamo è una media che ci permette di individuare se un trend si trova, se è rialzista o ribassista, perché se, ripeto, l'ho detto già l'altra volta nelle altre sessioni, se si trova sopra i prezzi il trend è rialzista. Se questa nostra CQ span si trova al di sotto dei prezzi, il trend è ribassista. Quindi, detto proprio in 2 minuti, questa è stata la storia di questo trade. Però Quindi aspetta, abbiamo. aspetta, approfondiamo questo perché allora, tirando quella linea che abbiamo visto prima sul daily, che è questa qua sopra, è davvero clamoroso perché ha preso proprio quel livello lì, sembra davvero incredibile, per carità, fantastico. Però io quello che ti voglio chiedere, nel senso, dato che però non succede sicuramente sempre così, come al di là di mettere un take profit lì sopra, gestisci la posizione in trailing? Perché poi un po' tutti, c'è sempre quel problema che magari il prezzo mi arriva vicino e poi Certo. qua ha fatto lo spike, è andato a prendere quel livello e davvero fa un po' anche senso vederlo, cioè è proprio clamoroso. Però non è sempre così, nel senso, se invece il prezzo mi ritraccia un attimino prima, tu cosa fai? Esci al mercato, sei lì, oppure quando c'è questa candela, Guarda, quando questa candela sposti lo stop loss sui minimi, come sto facendo io con esattamente, altre strategie? a break even, cosa buona e giusta, direi di posizionare comunque quando si è già in gain. È una cosa bruttissima andare in perdita quando la tua posizione è andata ad un passo, tra l'altro, da un target E che adesso per. vi faccio vedere, questo io ne approfitto, delle parentesi, questo che sto facendo un po' io ultimamente, mi metto, adesso io tendenzialmente sto lavorando molto, come sapete, con strategie di breakout, eccetera, e seguo i minimi crescenti, eccetera, però quello che mi piace anche fare su grafici, perché è fare questo, cioè tracciare Fibonacci dal punto di ingresso dove sono effettivamente entrato al mio stop loss che ho effettivamente messo in macchina, quindi lì. A me interessano poi le estensioni, perché io andrò a lavorare poi sulle estensioni. E quindi vado a vedere poi i livelli. Effettivamente vedete, al di là del fatto che se questo livello che poi qua ha preso, adesso non so se tu nella tua piattaforma il take profit sia stato eseguito a 72,31 oppure a 72,30, però su quei livelli lì. Vedete, se l'avesse sfiorato ma non preso, qua comunque si chiudeva, questo è il 261,8 di Fibonacci calcolato sul mio rischio, perché il mio rischio è la distanza tra punto di ingresso e stop loss, ok? E quindi lì si va a chiudere, quindi adesso che utilizziate il discorso di seguire sui minimi, quindi cercate di. Questo perché è una cosa davvero molto importante. Io capisco, io lavoro nella società di brokeraggio dal 2010, faccio trading per me dal 2007, quindi un po' gli errori comuni sia miei che vostri li so.
E la gestione del profitto è davvero la cosa più difficile, cioè lo stop loss si sa che si deve mettere, poi se uno non lo mette sbaglia e lo si sa, per quello per carità. La gestione del trailing stop, del take profit, cioè la gestione del profitto è davvero quella cosa che fa la differenza. E quindi per quello che ti sto tartassando di domande, scusa Donatello, Certo, però la no, logica nostra è ottimo. quella di confrontarci, di darci idee di trading, cioè adesso al di là qua che sei stato proprio il chirurgo dell'Ichimoku. Questo è davvero clamoroso, sono rimasto un po' a bocca aperta quando l'ho visto. Se avessi ritracciato 2 pip prima, non ti potevi rimangiare tutto il profitto, anche perché vedete, poi il prezzo è tornato lì, quindi ora saremmo in una situazione dove non ho chiuso la posizione con un take profit invitante, perché qua il take profit si parla di 29 pip con un rischio iniziale di 14 pip, quindi un rischio rendimento di 2 a 1, e poi. La situazione più brutta per i trader è sempre quella, non aver preso profitto e mangiarsi le mani. E quindi sacrificare magari 5 pip è un discorso, 5 pip su 29, sacrificarne 29 su 29 è brutto e è anche brutto psicologicamente, perché poi bisogna anche coltivare il proprio capitale psicologico, come viene ormai chiamato da molti traders, questo discorso del, cioè io da che guadagnavo 30 pip, ora magari sono lì che sono a meno un pip, mi sono rimangiato tutto il profitto, sono magari ancora in panico perché la mia posizione potrà andare verso stop loss, è una cosa brutta sia dal punto di vista dell'investimento, quindi monetario, economico, ma anche dal punto di vista psicologico. Quindi davvero la gestione del profitto è la cosa più difficile nel trading, questo l'ho notato per tutti, io mi confronto con voi, quindi questo lo so, e facendo anche trading lo so benissimo. E quindi Ma questo è tieni davvero conto, importante. Stefano, perdonami se ti interrompo, per riprendere un discorso di prima, la Kijun Sen, nonostante ci siano stati questi massimi, dopo un po', si è appiattita, non ha seguito i prezzi sostanzialmente. Ah, Quindi, beh, bravo, qua esatto, bisogna poi considerare. tu giustamente dici la linea blu, per tradurla, mi fa anche un po' da calamita di prezzi, quindi è normale Esatto. che tenderà lì il prezzo, quindi se non Infatti, avete chiuso la effettivamente i posizione prezzi prima. poi hanno sentito la resistenza e sono andati a testare anche lì in maniera chirurgica la nostra Kijun Sen. Non Quindi un c'è po' stata il più una messaggio che chiusura. trasmettiamo è proprio mal che vada sulla linea rossa si chiude, cioè proprio sulla mal che, se uno non utilizza, qua abbiamo fatto vedere i minimi crescenti, Fibonacci, però la linea rossa la vedete, piuttosto uno chiude la posizione lì, dato che è più attiva rispetto alla blu. Esattamente, tutti sempre Mi viene chiesto da piccoli. una persona che si firma ICIC, ma per quale motivo i livelli di Fibo dovrebbero rispettare i livelli di entrata e stop loss? No, 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 io non ho detto questo. Io ho detto sempre, io ho detto, io guardate, dico sempre cose semplici, poi la cosa che ho detto io, ma proprio l'esercizio stupido, è voi non è che dovete, cioè una volta entrati, cosa sto facendo? Lista oggetti, tolgo Fibonacci, lo tolgo. Questa tra l'altro è una parentesi che ho fatto io, non fa parte della strategia del set dell'Ichimoku ovviamente. Io semplicemente quello che ho detto, un esercizio che io faccio, poi io sto gestendo la posizione sui minimi a dire la verità. Comunque quello che ho detto io è che tu una volta entrato, quindi avendo un livello di ingresso che sarebbe la linea rossa, questa qui, un livello di uscita che abbiamo tracciato prima, che sarebbe lo stop loss, quella sotto, hai 2 livelli, un livello di ingresso, entry price, ed uno stop loss, che è lo stop loss. E poi semplicemente, quindi una volta entrati in posizione, unisci questi 2 livelli con Fibonacci per trovare le estensioni, cioè io sto rischiando 100 e la proiezione del prezzo sarà eventualmente, cioè se arrivate al 161,8 vuol dire che se rischiavate 100 state guadagnando 161,8, se il prezzo arriva qua vuol dire che sul rischio di 100 state guadagnando 261,8 e questi me li utilizzo un po' come obiettivi, per carità, poi a dire la verità, io anche in altre strategie ho messo Fibonacci nel trading system per ottimizzare e funziona, vi dico che funziona su strategie di breakout e trend follower come può essere questa, però il seguire i minimi a volte paga un pochino di più ed è anche un pochino più semplice, poi io ho la malattia della semplicità nel trading, quindi io ho detto questo, cioè è proprio una cosa semplice, cioè unite i punti con Fibonacci che c'è lì in alto, unite i punti. Una volta che siete entrati nel trade, quindi non pensate di cose assolutamente difficili. Io quando faccio webinar parlo solo di cose facili e
E non ho mai spiegato una strategia difficile, anche perché io non ho strategie difficili nel mio arsenale di strategie, perché le cose facili pagano. Poi a me piace anche il set dell'Ichimoku che sta descrivendo Danny, perché comunque è una strategia del trend follower. L'Ichimoku, poi, se ci pensate, si basa sulla volatilità dello strumento finanziario. La volatilità dello strumento finanziario è anche utile per seguire il trend. Questo è importante per capire a che punti di ingresso, eccetera, eccetera. E poi invece Donatello, che utilizza Ichimoku da più anni, ha qualche tecnica in più, sicuramente più efficace, per questo l'abbiamo invitato a fare dei webinar con noi. Christian dice: purtroppo devo lasciarvi a casa un impegno, il webinar è molto interessante, guarderò con molto piacere la registrazione. E ste saluto Christian ovviamente su whiskers.it, in basso a destra andate sul nostro canale YouTube, l'iconcina bianca rossa, ci cliccate, poi cliccate su video. E vedete un mosaico, un puzzle, tutti i quadratini in ordine cronologico sono, quindi troverete la registrazione di questo come primo praticamente da domani. Bene, bene, andiamo avanti. Ora hai qualche altro Sì, guarda, io mi piacerebbe far vedere il time frame orario del DAX. Io questa mattina sul presto ho avuto una discussione sempre in chat, in privato, tra l'altro, chi mi discussione segue su amata. Facebook, Stefano Gianti SQ. Sa che oggi ero long su DAX, quindi vediamo un po' con l'Ichimoku invece cosa è successo. No, allora, time frame orario, perché c'è stata una sorta di così, una discussione così, a livello molto, molto, molto amichevole sul DAX, perché allora, il trend è un po' eccessivo, nel senso che non ci sono stati reali pullback. Io di questo, per carità, sono d'accordo, dato che molta gente purtroppo è rimasta incastrata short, lo vedo su Facebook, lo vedo nelle chat in cui sono presente, perché non tutti si aspettavano una volatilità del genere. Allora, si stava guardando sostanzialmente il grafico con Ichimoku. Il punto in cui praticamente c'è stata effettivamente la partenza, questo è il campo di 30 minuti, se metti cortesemente l'orario, Stefano. Filo messo lo vedete fra qualche secondo. Qua siamo Ah. completamente fu fuori dalle nuvole. Perdonami, sì. Intanto Mario in chat chiede il Dow arriva a 20.000, poi lo andiamo a vedere, però tanto il grafico è identico, adesso ci arriviamo anche lì. Allora, praticamente due sono i punti, che possiamo anche zoomare leggermente per far vedere un po', due sono sostanzialmente i punti su cui noi abbiamo fatto, c'è stata questa disputa praticamente. Allora, innanzitutto il candelone esagerato che ha portato i prezzi da stare sotto la nuvola rosa a portarsi sopra, praticamente c'è stato proprio il momento in cui dai minimi a Ah, 400. beh, qua te lo dico io, perché questa è la calamita. Qua c'è l'avvinghio e linee piatte. La bingo è bellissima. Sì. Questa è la calamita. Sì, se lo zoomi leggermente, forse lo si nota ancora in maniera più sibillina, Sibillina. praticamente. E questo è un altro caso proprio splendido, anche per, non so, in un testo, chi volesse. Vedi, allora, candelone, un avvinghio fortissimo. L'avvinghio è Solitamente questo fantastico. avvinghio porta sempre a un'esplosione dei prezzi. Lo si vede in che modo? Se i prezzi stanno prima di questa candela, sostanzialmente vedi la nostra tankanzone si stava portando verso l'alto, quindi molto probabilmente ci sarebbe stata una forte esplosione. Effettivamente c'è stata, fino al livello di 725, qualcosa del 700, genere. sì, su questi massimi, esatto. Esattamente. Dopodiché i prezzi, come giusto che sia, hanno fatto un pullbackino sostanzialmente, sessantina, settantina di punti, che hanno portato i prezzi a fare una serie di spike sopra la nostra nuvola, che in quel momento era ancora tenuamente rosa perché non era molto ben gonfiata, diciamo, eravamo in un momento di congestione sostanzialmente. Quindi tu hai posizionato perfettamente una retta. Mettendo un semplice buy stop sopra il massimo, diciamo, di questa candela, senza fare nulla di trascendentale, abbiamo seguito i prezzi fino a sostanzialmente ai prezzi attuali. Se No, noi. esatto, è questo che mi devi spiegare, la gestione del profitto. Su questa cosa, guardate, vi romperò le scatole fino alla fine, perché è davvero quello che fa la differenza. Perché ricordatevi che un profitto serve a pagarvi gli stop del passato, perché gli stop vanno presi, portati via, si porta a casa una piccola perdita e si va avanti. È per questo che bisogna finanziare stop loss con l'ottimizzazione del profitto. Cioè, la vostra mania deve essere l'ottimizzazione della profittabilità. E quindi qua ti interrogo.
Perché Allora, quindi qua c'è posiziona. stato, allora, l'ingresso quindi è sopra questo massimo. Allora, sopra questo massimo, sopra, il massimo di questa candela. Perfetto. Stop loss è sotto l'avvinghio, sul minimo della candela prima dell'avvinghio. Quindi Perfetto. l'avvinghio mi dà lo stop loss. Quindi Il avvinghio fa da primo fino. calamita, che è relativo, non lo si usa nell'operatività e questo deve essere importante perché poi so già che qualcuno va a prendersi qua due pip, eccetera, e quindi cerca di usare i prezzi per cercare di tornare verso la sua media, però poi sono quelle situazioni che quando il mercato ti va contro e la nuvola dall'altra parte uno non sa cosa fare. Quindi quella evitatela. Quindi questo è il setup d'ingresso. Che Dopodiché seguito? seguire in maniera veramente stretta la Kijun Sen, che è diciamo, il livello dei prezzi che io utilizzo sempre per le uscite parziali o totali, perché seguendola proprio in maniera pedissequa e quindi alzando tranquillamente il nostro stop loss, quantomeno a livello di break even. Abbiamo semplicemente portato i prezzi, scusa, abbiamo semplicemente portato il nostro stop loss a break even. Quindi candelone grosso che in primo momento ti fa, abbiamo posizionato, guarda, se tu noti il numero di punti di questa nostra candela, la candela diciamo, chiamiamola dell'avvinghio, per portarci quantomeno al primo livello di take profit, Sono per avere 248 quantomeno. punti quella candela. Ecco. Chiaramente una candela del genere, allora, il numero di punti di stop loss possono spaventare, però anche una candela del genere può spaventare chi si vuole posizionare short, chiaramente. Quindi diciamo, quando candela del genere, posizionandoci già con un buy stop sul massimo di quella, già abbiamo sicuramente annullato una parte di pullback che effettivamente c'è stato, seppur minimo. Dopodiché, posizionarci sopra, seguendo la nostra Kijun Sen, diciamo che sostanzialmente bastava pochissime candele per portare quantomeno a break even il nostro stop loss. Perché la Kijun Sen, vedi, facendo a modi di super trend, però in maniera estremamente più efficace, ci permette già quando nel punto in cui c'è stato, vedi, un piccolo di prima mattina del 7, c'è stato un momento in cui della giornata i prezzi hanno un attimino congestionato facendo anche delle candele piccole, la nostra Kijun Sen si è appiattita, quindi già a quel livello si può tranquillamente posizionare il nostro stop loss a break even. Il tutto, il secondo punto della disputa, qual è stato? Il fatto che ieri i prezzi hanno chiuso sotto la Kijun Sen. Ora bisogna spostarsi un attimino con il grafico. Più sulla destra. Sì, un po' più sulla destra, perché questo è stato un punto, perché mi è stato chiesto. Allora, secondo te, ok, i prezzi qui hanno chiuso sotto la Kijun Sen e sotto la Tenkan Sen. Era il momento, supponiamo che qualcuno fosse entrato al livello che ho detto io, o anche un po' più su, era un punto buono per uscire dal trade? Questa è stata una domanda fatta in maniera secca. Allora, io ho risposto anche qui in maniera estremamente semplice, dicendo che innanzitutto allora, Ichimoku ci fa vedere il grafico, ci fa vedere il trend come è ben delineato. Dopodiché utilizziamo anche un minimo di analisi tecnica di base. I prezzi ieri non hanno breccato il minimo di venerdì, innanzitutto. Ed è un primo punto. Dopodiché io amo utilizzare Ichimoku, tu lo sai benissimo, però amo anche utilizzare altri strumenti parallelamente all'Ichimoku che mi danno una conferma per quanto Sì, riguarda le piccola uscite. precisazione che faccio perché poi magari non tutti hanno seguito il webinar della volta scorsa. Tra l'altro in questo template che Donatello ha costruito appositamente per voi, le impostazioni sono personalizzate, 728-119, non sono quelle classiche, ok? Quindi questa è una piccola precisazione che ho voluto fare, dato che mi è venuto in mente adesso. Poi settimana scorsa nella prima puntata è stato spiegato bene, per carità, però giusto per ribadirlo. Quindi una cosa importante, tu il trailing come l'hai spostato qua? Gestivi sulla blu o come? Sì, allora, poiché allora, nel punto in cui la Kijun Sen si è appiattita, parlo del 7 mattina. Io nel frattempo ho fatto l'esercizio di Fibonacci, vedete, punto di ingresso, punto di uscita iniziale, ho tirato le estensioni. Quindi vedete, anche in questo caso, male che vada, lo si andava a chiudere qua.
che poi non è facile prendere massimi perché è impossibile chiudere questa operazione qua o portarla ancora oggi, perché qua c'è stato un altro vinghio praticamente. Esatto. Allora, Quindi premesso che. il trading e l'operazione poi come l'hai gestita effettivamente quando l'hai chiusa? Allora, le uscite, mi piace anche aumentare l'esposizione man mano che c'è quando siamo in un trend, in questo caso rialzista, tutte le volte in cui i prezzi vanno a testare la Kijun Sen e poi rimbalzando su di essa, mi piace diciamo, aggiungere delle posizioni a quelle che già ci sono. Allora, io ho sempre detto che una chiusura al di sotto della Kijun Sen dovrebbe portare a una chiusura totale delle posizioni. Quindi la chiusura di ieri poteva tranquillamente, chi era long da livelli interessanti, poteva tranquillamente uscire e seguendo la strategia non avrebbe fatto una cosa sbagliata. Però utilizzando io anche degli elementi che mi possono aiutare, l'abbiamo visto anche nei webinar passati, per esempio le divergenze sull'RSI, utilizzando il Fibonacci, oppure un'altra cosa che tu sai, a me piace tantissimo utilizzare l'ADX. Io ho un ADX personalizzato a distogramma, che mi fa vedere la forza del trend senza dovermi necessariamente stancare gli occhi notando Beh, i. il kit completo di danni tra l'altro è questo, quindi c'è l'RSI, poi ci sono i livelli di Fibo. Manca, mi pare, sì, manca qui, manca la DX, non so se ce l'hai, possiamo farlo vedere. Questo semplicemente per fare un qualcosa di particolare. La chiusura di ieri sui minimi a 1000, in area 1144, 1150, se non mi ricordo male, sì, puoi tranquillamente posizionarlo. Sì, l'ho posizionato, quello vedete sempre qualche secondo dopo. Tanto Sì, mi sovrascrivo il template precedente. allora, il minimo di ieri, praticamente abbiamo detto che era in area 1150. Se noi andiamo a vedere la DX, la forza del trend in quel momento, perché? Perché questo? Allora, il trend è forte, molto forte, e i prezzi fanno una chiusura, hanno una chiusura negativa, si posizionano sostanzialmente sui minimi, poi che corrispondono anche alla giornata di venerdì. Potrebbe essere un semplice pullback, potrebbe essere l'inizio di un'inversione, di una fase di congestione, magari in attesa dei dati di domani sera. Allora, in questo caso a me piace anche andare a utilizzare questo nostro ADX. Se noi andiamo a posizionarci con il cursore sui minimi, siamo sempre sul time frame orario, se andiamo a posizionarci sui minimi proprio della candela, della giornata di ieri, possiamo andare a vedere quanto era in quel momento forte il trend. Guardate, Praticamente. giusto per precisazione, qua faccio tasto destro, proprietà, faccio questo piccolo esercizio che vi faccio vedere, comune, mostro separatore di periodo, così appare questa linea verticale tratteggiata sulle giornate. Adesso se è disegnato un box a quadretti, quindi il minimo di fatto della giornata di ieri, questa è la giornata di oggi, questa è la giornata di ieri, quindi il minimo della giornata di ieri è quest'area, 11.150, sotto l'avvinghio tra l'altro. Tra l'altro, ecco, se tu vai a vedere quanto corrisponde in quel momento la forza con il cursore semplicemente lo si può individuare, ci troviamo a 19 punti di ADX sul minimo della candela, sul minimo di ieri. Questo che significa? Significa che le vendite della giornata di ieri sono state vendite molto, molto blande, diciamo che non hanno dato una grossa speranza a chi sperava, diciamo, in Sì, perché un'inversione. sotto 20 non c'è trend, questa è la logica. Sì, a me piace Vedete, in basso a posizionarmi sinistra c'è scritto sulle 18,95, lì, in vendite. basso a Quindi, sinistra. in quel momento, diciamo, i prezzi ci sono arrivati così per inerzia, sostanzialmente, non per una reale forza dei È un venditori. po' sgonfiato il trend. Sì, esattamente. Semplicemente è un classico ricaricare le batterie. Ah, qua c'è una domanda interessantissima, bella, di in chat si firma ICIC. In questo caso non era stato fissato un target, non c'erano V sul daily. Parliamo delle V della cycle span? Sì. Sì, è ovvio che questa, prima di entrare in un trade io lo posiziono sempre, ma proprio io nei miei grafici l'ho detto, io mi creo proprio un quadrato, se sono ad esempio sul daily, un quadrato degli ultimi 3-4 mesi sostanzialmente, e mi vado a tracciare una serie di rette per quanto riguarda la cycle span, nei punti in cui proprio ci sono questi.
questi estremi. Chiaramente noi parliamo qui di un trend forte, un'esplosione fortissima, una candela come quella che c'è stata il 2 dicembre, diciamo sono candele, non lo so, ecco negli annali quante volte abbiamo avuto. È una domanda che ti faccio io, scusa, qua c'è l'avvinghio linee piatte, quindi qua è stato calamita dei prezzi, siamo ritornati sopra. Questo massimo dopo l'avvinghio, 11.246, è tradabile con la tua strategia? Sì, allora Ichimoku dovrebbe cercare di aiutarci a fare un qualcosa, a cercare di eliminare il problema nostro è sostanzialmente mentale, perché è facile, è normale che uno pensa è salito tanto, siamo su un dirupo, posso entrare a certi livelli. Ichimoku ci aiuta ad entrare anche su questi livelli, perché in questo caso cosa abbiamo avuto? Un avvinghio forte, un rimbalzo deciso sopra questo in seguito a questo abbraccio, tra l'altro proprio in maniera molto, molto, molto decisa, che ha portato tra l'altro anche a nuovi massimi, perché il massimo precedente era a 11.233. Sì, sì, non è massimo storico come il Dow. Sì, noi parlo massimo, prima, no, parlo massimo di periodo. Era massimo relativo, sì, sì, no, chiaro. Infatti volevo un po' switchare anche sul DJ30, che è il Dow Jones, che qua invece si parla di proprio massimi storici, si continuano a correre. Prima già ci era chiesto, mi sembra, da Claudio in chat, se non sbaglio, cosa ne pensate se arriva a 20.000. Io dico, guardate sempre quel discorso dei 20.000, così come massimi storici, è relativo, ci arriverà molto probabilmente, ci siamo molti vicini, magari non ci arriva per due punti, o lo vedremo. Però attenzione, non fate trading su questo, cioè fate trading con una strategia, non mettetevi contro trend, non fate quelli che vanno a shortare già aver messo il sell limit a 20.000, perché magari vi pagheranno, lo so. Però io noto che stare contro trend difficilmente paga, e tra l'altro sto anche leggendo un libro di Soros e lui dice, guardate, io sempre a favore di trend, perché un trend, lui lo chiama un trend, lui li chiama cicli boom burst, cioè il boom quando ci sono breakout rialzisti, burst quando sono quelli ribassisti, e lui dice io i soldi li ho fatti sempre a favore di trend, perché lui ha questa teoria della reflessività che comunque è molto lunga da spiegare, sto ancora leggendo il libro, però lui cosa dice? Che un trend si autoalimenta. In particolare quello che mi ha colpito, adesso faccio una piccola parentesi che magari non c'entra niente, è che lui va a dire che non è l'andamento di una società, adesso parlando di azioni e indici azionari, che influisce sul prezzo dell'azione o dell'indice azionario, ma è l'andamento del prezzo che influisce sull'andamento della società. E questo, se ci pensate, è una parte geniale, però beh, Soros i soldi se li ha fatti, quindi qualche input lo prendiamo anche da lì. Però guardate, questo abbiamo tirato anche fuori Soros per dire che dovreste conoscere, uno degli investitori più famosi, anche ricchi al mondo, quello che stiamo confermando un po' tutti, nel senso qua stiamo parlando del kit, del set dell'Ichimoku che vi fa tradare comunque con una logica trend follower, e tendenzialmente sono quelle strategie che pagano di più, ok? Quindi mettersi short perché il DAX ha corso tanto, perché il Dow Jones ha corso tanto, nel lungo periodo non vi paga. Tra l'altro, Stefano, scusami, se anche notando le barre della DX si può vedere come nei momenti di long le barre sono estremamente... Bravo, questo è un indicatore di momentum notevole, semplice, ma così sono massimi crescenti dell'istogramma, diciamo. Ecco, questo è molto interessante. Adesso ritorniamo sul DAX, perché poi tutto... Sì, io sul DAX volevo rispondere al nostro amico Icic. Allora, chiaramente io amo fissare dei livelli sulla circospan sul daily, poiché il DAX è un bel po' che non si posizionava su questi livelli, chiaramente sul daily non potevo fare più di tanto, erano troppo vecchie le nostre barre. Se noi guardiamo il weekly, Stefano, cortesemente, come time frame, possiamo notare una cosa molto molto interessante. Sul weekly, esattamente su questi livelli, a 11.003, c'è stato un punto in cui la cycle span ha fatto praticamente tra marzo e aprile, se non mi sbaglio, fine di marzo, c'è un punto esattamente lì. Vedi? Qua un po' prima, qua era aprile, poi ho fatto questo massimo a maggio 11.255. Quello è bello, ecco, questo qua. Io traccio entrambi, è normale che bisogna tracciarli un po' più verso il basso.
Quindi, diciamo, per rispondere un po' alla domanda, sul daily non potevo fissare dei livelli perché Quindi l'avremmo sono troppo. scavalcato di poco. Tra No. l'altro, guardate, mentre prima è stato proprio chirurgico, qua ci è arrivato, l'ha superato, ha ritracciato sotto, è ritornato sopra e ora sta attraversando una fase di distribuzione dei prezzi appena sopra quel livello, quindi lo tiene comunque come supporto. Esattamente. Quindi diciamo che questo è un livello in cui tra i 250 e i 300 è un livello molto, molto interessante per i prezzi. Ora, Marco chiede, trader aggressivo, Marco è un nostro bel cliente, trada abbastanza. qual è il time frame minimo che tu hai utilizzato nella tua partita con questa strategia? Time frame minimo, per capirci, guarda Marco, tra l'altro un guarda, minuto, quindi giusto, sì. glielo so, lo sento spesso. M1, M5 lo fai, si può fare? Assolutamente sì, mi pare abbiamo fatto un trade in diretta anche l'altra settimana, c'era Lamberto che mi pare abbia fatto un trade proprio entrando con i prezzi che hanno chiuso sotto la Kijun Sen con direzione verso la nuvola, verso Sì, mi la ricordo, curva. sì. Sì, ma guarda, quando partono i trend anche il minuto è molto interessante, è normale, ecco, quando un trend è forte su tutti i time frame, ma non è che qui l'Ichimoku Ma guarda, questo è un è 5 il sacro minuti, graal. giusto per capire. Beh, esatto, se no metteremo il 100% di rischio per ogni trade, se fosse sacro graal. E non il 2 o il 3 o chi mette l'1, chi mette il 5, però scusa. Giusto per capire, questo in 5 minuti. Qua, ad esempio, qua c'è la blu piatta, non c'è stato però l'avvinghio. Si è usciti dalla Kumo, l'azzurra, e poi c'è stata una chiusura sopra la linea blu. Però qua manca l'avvinghio. L'avvinghio è venuto un po' Sì. prima, l'avvinghio è venuto qua, eccolo qua. Questo potrebbe essere. Questo in 5 minuti. Ecco, allora vado a spostare la linea orizzontale sul massimo di questa candela. Qua c'è l'avvinghio. Qua c'è stato l'avvinghio. Ha fatto il massimo fuori dalla Kumo, dalla nuvola azzurra per capirci, e poi è stato rotto rialzo. Esatto. La rischiosità di questa operazione, qua c'è il minimo della candela, dell'avvinghio. Beh, siamo arrivati con 16 di rischio, il massimo è arrivato a 23, poi è normale che non si vanno a prendere i massimi, però qua in teoria si starebbe ancora in posizione. Adesso Sì, vediamo. però anche lì la Kijun Sen era sempre piatta, quindi in questo caso cercare di arraffare un po' di pip, un po' di punti, perché Ci sono comunque time frame poi. più difficili, questo lo dico per tutti gli altri, i collegati che non siano Marco, che non lo smuovo più dall'1 al 5 minuti, che va anche bene, nel senso, per carità, fa molti eseguiti, quindi noi come intermediari ci guadagniamo anche di più, però beh, basta che guadagni tu Marco, che stai andando bene, è più difficile, M1, M5 è più difficile, quindi mi raccomando, per tutte le altre persone che non siano Marco, è più difficile su qualsiasi strategia fare trading su questi Sì, ma guarda, poi il time frame. DAX è uno strumento un po' particolare. Io volevo giusto finire un po' il cappello che avevo fatto Certo. sul candelone a livelli di 10.420. L'esempio quello che ho portato prima non era per far vedere il trade, perché poi sui trade passati è facile dire ecco, si faceva No, così, si beh, ma faceva tu così, ma oggi non ti sei era quello limitato a che. descrivere i trade che hai fatto oggi, NZD, USD, Sì, e quello, questo sul no, ma sul DAX era DAX a me quello. era interessante far vedere come sostanzialmente una candela del genere, in seguito ad un abbraccio, un avvinghio del genere, ci si poteva. Per questo siamo arrivati a questo livello perché c'è stata proprio questa disputa tra chi sostanzialmente diceva no, era inatteso un trend del genere, nessuno pensava che potesse portare a questi prezzi. Io ho detto, guarda, a volte posizionandoci sull'H1, che è un mio preferito in assoluto. Come time frame, possiamo Per il DAX o vedere. per tutti? Guarda, io allora, l'H4 per quanto riguarda il Forex, il DAX è H1 Vabbè, sostanzialmente. H4 sul Forex lo confermo anch'io perché davvero ci sono Sì. dei trend Sì. E inossidabili. quindi posizionandoci sull'H1 con questo tipo di strategia si possono comunque notare degli aspetti. Ora, quel candelone lì chiaramente non si ha tutti i giorni, probabilmente il prossimo sarà tra 2 o 3 anni, non lo so quando sarà, però. Vabbè, Ha chiaro. comunque ha replicato fedelmente gli stilemi proprio dell'Ichimoku, quindi l'avvinghio, il pullback esattamente sulla nuvola, ce l'abbiamo proprio qui a sinistra in questo fotografico, quindi lo si nota ancora bene, dopodiché un buy stop posizionandosi sul massimo del nostro candelone
e seguire poi i prezzi con la decision sen sostanzialmente. Quindi non era poi alla fin fine, certo, quel senno del poi è facile, però non è una cosa estremamente complicata. Ichimoku questo ci chiede sostanzialmente, no? È facile parlare col senno del poi, però Ichimoku non ci chiede nient'altro che quello che noi abbiamo descritto poco fa, ecco, sostanzialmente nella storia di questo trade. Dopodiché, ecco, ora quello che farà domani ci sono i tassi di interesse Sì, oggi americani. domani c'è la riunione che sfocerà poi con la decisione sui tassi di interesse che Sarà. probabilmente verranno aumentati. Ecco, però io qua, esatto, faccio sempre un po' questi discorsi generici, cioè non state quando si fa trading a farvi tutte queste. È normale che nessuno può sapere se domani aumenteranno i tassi, è dato soprattutto questo, nel senso tenete presente che l'aumento dei tassi è atteso, quindi non è scontato che l'euro-dollaro scenderà perché i tassi verranno aumentati. E per questo motivo che bisogna sempre trovare con la strategia che si sta utilizzando, sullo strumento che si sta utilizzando, sul time frame che si sta utilizzando, un motivo d'ingresso. Perché uno dice domani aumentano i tassi, quindi il dollaro si apprezza e quindi euro-dollaro scende. Perché se, euro dollaro si appre se il dollaro si apprezza, la valuta che sta al denominatore si apprezza nei confronti della prima, quindi euro-dollaro scenderebbe a logica. Però tutto sommato non è detto, uno non è detto che aumentano i tassi, quindi se non aumentano i tassi magari Anche va il tutt'altra tono parte. del discorso, E due, Colomba, il fatto, Falco. due, sì, esatto, il tono, sì, davvero. E poi anche il fatto che se ne aumentano effettivamente, dato che tutto sommato la probabilità attuale è attorno al 70-75%, quindi non è una certezza, ma è probabilmente magari anche già scontato dal mercato, non è detto che, quindi non ci, io guardate, questo ve lo dico, rompo le scatole perché sono situazioni che vedo un po' troppo spesso, poi dopodomani ricevo la chiamata, però devono aumentare i tassi e l'euro dollaro non è sceso, anzi è sceso, però poi è risalito, non ci ho capito più niente. Guardate, indicate così, purtroppo ne prendo molto, nel senso a me dispiace anche perché poi qua si fa trading, si possono guadagnare e perdere dei soldi, quindi non fate scommesse, cioè dovete con la vostra strategia dovete cercare un punto d'ingresso, ad esempio. Voi potete dire, secondo me tagliano i tassi e secondo me l'euro-dollaro scenderà, che non è sbagliato perché è quello che si pensa un po'. Però non potete dire, ok, secondo me è così e quindi adesso shorto. Trovate un momento di ingresso, dite, ok, se si verificherà questa cosa, io comunque ho un'idea short, quindi magari dico, io long proprio non ci vado, che ha senso. Se poi la mia strategia che sto utilizzando come questo set, che è l'Ichimoku, vi dà un segnale short, allora entrate short, così dite, ok, io sto andando a favore della mia idea, però utilizzate la strategia di trading per darvi un motivo di ingresso, un motivo di uscita in perdita che si chiama stop loss che bisogna mettere, così vi accontentate della perdita relativamente piccola e ve la portate a casa e si va avanti, e poi un motivo di gestire la profittabilità che può essere un take profit fisso, oppure un trailing, o più semplicemente, o meglio, un take profit fisso accompagnato da una gestione in trailing, che può essere un trailing che mettete in piattaforma oppure poi gestite la posizione osservando il movimento del prezzo. Ecco, però mi raccomando, questo è davvero fondamentale, è un approccio che fa la differenza. ICIC mi chiede, ci chiede, tra il 7 e il 9 novembre su DAX H1 ci sono situazioni simili sull'orario. Come ci si comportava? E questo lo usiamo esatto a scopo didattico per fare anche un maxi riassunto. Su che time frame, scusami? H1 DAX tra 7 e 9 novembre, quindi anch'io devo andare a beccarlo, scusa. Devo fermare lo scorrimento automatico prima, se no, ok. Ah sì, esatto, ricordatevi di, quando andate indietro nel passato, ricordatevi di disattivare lo scorrimento automatico che ha citato Danny, che è questa freccetta verde, se no voi andate indietro, il grafico vi ributta in avanti ed è una lotta contro un software che quindi perderete sempre. Effettivamente qua c'è questo Scusami, barrone verde a rialzo aspetta, io non del sono 9 novembre. arrivato. Allora, tra il 7 settembre. Sì, in particolare proprio la vedo. No, aspetta. No. 7 e il 9 novembre. Ah, novembre, oh mamma, ecco. Non 3, Sono 7 davvero. settembre e 9 novembre. 3, 7 e 9 novembre. Io vedo questo barrone, magari confermami ICIC in chat che è questo. Del 9. Parlava di queste barre candele rosse, forse? Io non so, penso questo, però adesso aspetto conferma in chat. In quel punto esattamente. Quindi aspetta, qua lo dico io, vediamo se ho capito bene. Quindi c'è Forse stato l'attraversamento del nuvolone. sommando un pochino, forse parliamo di queste quattro candele Cosa fa? rosse.
Questa l'ho evidenziato io. Vedi la mia condivisione, Donatello, scusa. Io Sì, scusami. Ok. Ah, lì in ho quel evidenziato momento. punto di ingresso, punto di uscita qua è un po' da gestire, perché se deve stare sotto l'avvinghio deve stare anche un po' lontano. Qua dici un po' tu. Allora, la nuvola, nota che la nuvola comunque era piatta ed era non una nuvola rialzista. La nuvola rialzista si è Fabio dice, vai alle elezioni di creata. Trump, esatto, ma al di là dell'effetto market mover, analizziamo proprio l'aspetto tecnico. Allora, tecnicamente la nuvola era ancora rossa, quindi non si era ancora non c'è stato un break all'interno di una nuvola azzurra, quindi anche lì ecco, bisognava lavorare in maniera un po' con i guanti sostanzialmente. Però Perché ICI giustamente dice che c'è prima un avvinghio a ribasso, si va giù e poi si ritorna su, e con altrettanto avvinghio aggiungo io. Quindi qua è molto interessante. Qua sai cos'è però ICI, attento, perché questo avvinghio tu non lo puoi tradare, cioè sarebbe stato bello perché uno qua si prende un sacco di punti a ribasso e si prende tutto il gap, però questo avvinghio qua, questo dovete notarlo tutti, questi sono i 500 punti di gap ribassista che ci sono stati già in apertura, poi c'è stato tutto il recupero. Però questo avvinghio qua non lo puoi tradare perché il prezzo quando ho aperto era qua sotto. esatto, Quindi l'avvinghio c'è quello lo stato nel vedi momento adesso dell'open. graficamente. Quindi lì non puoi tradarlo perché nota che l'avvinghio è lì dove ho evidenziato in nero, ci ripasso sopra, lo sporco. Però poi il prezzo di apertura era effettivamente qua sotto, quindi quello purtroppo non si è potuto tradare perché poi c'è stato il gap ribassista. Però cosa diversa invece per questo qua del 9, qua c'è stato questo massimo che è uscito dalla nuvola rosa con tanto di avvinghio. Quindi prima domanda che ti faccio io è, in questo caso si trada o non si trada? Perché tu dicevi della nuvola piatta. La nuvola piatta, allora, la nuvola si stava sgonfiando innanzitutto, ed era piatta. Un'entrata lì, guarda, nel punto in cui è tracciato la retta, che praticamente era un punto tecnico abbastanza rilevante, perché praticamente ha chiuso tutto il gap e si è posizionato sul massimo poi della candela, qua ci siamo sull'H1, sostanzialmente era il massimo della candela daily, quella dove hai tracciato tu la retta rossa, quindi diciamo tenendo conto che posizionando uno stop sulla nuvola, un rischio rendimento senz'altro a favore, perché un numero di pip di stop mi pare di una trentina, 25 punti se non sbaglio, sto guardando il grafico, Ma tu dici diciamo. l'estensione di questa candela No, con no, 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 stop? semplicemente la candela, proprio l'estremo superiore della Kumo, scusami, il punto in cui, allora, la candela che ha bucato la Kumo, esattamente, ecco, nel Tra punto la proprio, candela che ha bucato la Kumo e la Kumo stessa? no, tra il massimo della candela, nel momento, guarda, nel momento del break, praticamente, esatto, un paio di punti sotto proprio la nuvola. Dal momento dell'entrata, il rischio rendimento, aspetta che lo calcolo anch'io sul mio. Io tra l'accumulo e il suo minimo vedo 72 punti. No, 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 non sull'estremo inferiore. In questo caso a me piace posizionarmi sostanzialmente subito sotto la Tenkan-Sen, la nostra media rossa, che corrisponde all'estremo dell'estremo superiore della nostra Kumo. Tu l'hai posizionato in basso lì, io un po' più in alto. La Tenkan-Sen è la rossa. E quindi quanto ti risulta a te come stop? No, un po' più in alto, Stefano. No. Se vai col cursore, se tu no, allora, noti il punto proprio del break, il candelone grosso che ha breccato la Però nuvola rosa, quel candelone che ha esattamente breccato lì. la Ecco, Kumo, esatto. se tu noti lì, passa, in quel momento si è leggermente appiattita la Tenkan-Sen, la nostra media rossa. Ecco, posizionarsi un paio di punti sotto non Sì. Paolo Stark, un Ok. paio di punti sotto la nostra Tenkan-Sen. Questo, esatto. Beh, quindi qua il rischio è davvero un minimo. Aggressivo qua. Sì, oppure attendere l'entrata, oppure posizionare uno stop esattamente tra la retta che hai tracciato tu e la nostra Kumo. Quindi in questo caso i punti aumentano, non vado a calcolare il punto esatto del break, ma vado a calcolare il massimo della candela, che poi sostanzialmente è quello che faccio un po' più volte.
quindi il punto del massimo di questa nostra candela e il punto in cui c'è stato effettivamente il break, un paio di punti sotto per evitare uno spike. Chiaro. Spero che sia stato chiaro. Sì. Chiaro, poi, chiaro. Sostanzialmente. Sì, vabbè, poi quelle sono giornate un po' particolari. Sì, fosse sempre così, breakout puro e via. Sarebbe una pacchia. Bene, bene, ottimo. Questo è stato utilizzato un po', beh, questa è l'ultima domanda per rispondere a Ichi, che è stato proprio un po' un approfondimento, ecco. Prima siamo rimasti un pochino più sul semplice, spiegando la logica un po' dell'avvinghio, come l'abbiamo simpaticamente chiamata, e poi si va a lavorare sul breakout, proprio dei massimi, se siete long, o di minimi. Oggi abbiamo visto in particolare nel ZD, USD, il trade che ha fatto oggi Donatello, l'ha spiegato, e poi abbiamo visto questa gestione sul DAX H1, che comunque ricordiamo è un ottimo time frame per il DAX, il 4 ore invece per le valute, è un'ottima situazione. ICIC dice grazie in chat, io estendo il ringraziamento proprio a te Donatello che grazie hai a voi, portato a voi. Conoscenza questo studio vero e proprio, un set di studi, con l'Ichimoku. Mi piace un po' evidenziare anche come effettivamente già con questo template molto pulito si riesce ad avere una visione d'insieme di un grafico. Ecco, ad esempio, vedete, qua si sta, andiamo sul DAO che è molto attuale, su questi massimi in area 20.000. Vedete, qua tutto sommato cosa si fa adesso? Uno non è in posizione, non ha preso i long di qualche giorno fa, va bene, per carità, nessuno ti obbliga che devi assolutamente fare trading su questo strumento finanziario proprio adesso in questo momento, nel senso, piuttosto che shortare contro trend, non fare niente, nel senso, bisogna aspettare, in questo caso cosa si può fare? Magari si vedrà la linea blu che si appiattirà, i prezzi che torneranno verso la linea blu, però non fate trading su quello. Perché se il prezzo dovesse andare ancora su, cosa succede? Che la linea blu fa questo movimento, poi formerà magari un altro scalino e magari si arriverà qua. Se invece voi shortate ora con un take profit qui sotto e il mercato continua ad andare su, vi assicuro uno che siete fregati e due che non sapete neanche adesso dove mettere uno stop loss, perché tanto qua siamo pienamente contro trend. Tra l'altro la DX impostata da Danny vedete che ha solo l'istogramma crescente, quindi il trend è assolutamente ancora rialzista, quindi non andate contro trend, aspettate eventualmente un ritracciamento e poi un segnale prima o poi arriverà, cioè magari un prossimo segnale potrà essere o quello che ho appena fatto vedere io, il prezzo che tornerà verso la blu e poi ci sarà una ripartenza con la blu che sarà piatta e magari c'è anche questo famoso vinghio che abbiamo descritto oggi, o magari succederà che il mercato inizierà a crollare, si uscirà dalla parte opposta della nuvola, si prenderanno short in futuro, però non fate l'errore, mi raccomando, di mettervi contro trend. Poi è normale che se ognuno di voi ha tre strategie che lavorano contro trend, non è che dico che sono sbagliate, però rispettate la logica della strategia. L'Ichimoku è necessariamente un trend follower, o no, Donatello? Esattamente, quindi non possiamo pretendere di individuare il minimo di un trend ed il massimo, dobbiamo cercare di afferrare, diciamo, una fetta maggiore, il più grande possibile di questo trend, e dopodiché, ecco, utilizzare avere, diciamo, come è posizionato adesso tu il grafico in maniera così, così chiara, utilizzando nuvole, le due medie, utilizzando la cycle span e parallelamente utilizzare, come hai fatto tu in maniera sapiente, il Fibonacci, utilizzare la DX, sono cose che, diciamo, ci possono senz'altro aiutare. Dopodiché, per entrare, come hai detto tu, non cercare necessariamente un controtrend, perché, diciamo, il rischio rendimento poi è a sfavore. No, io dico proprio non cercarlo affatto. Infatti, quello dicevo, attendere, ecco, magari un avvinghio, ma semplicemente si può attendere che i prezzi vadano a testare nuovamente la Kijun Sen, quindi lo dirò per l'ultima volta, la blu. L'ho detto nell'altra volta, ma anche quando ci siamo visti dal vivo a Milano e a Rimini, tutte le volte in cui sulla Kijun Sen si fa un bel candelone, si può tranquillamente riposizionarci sul massimo, diciamo, di questa candela, perché la Kijun Sen è potentissima, è un qualcosa di veramente veramente potente, attrae i prezzi quando è piatta e permette poi a sua volta, gli dà un calcio ai prezzi, proprio perché li respinge, insomma, fa da calamita in un primo momento e poi rilascia i prezzi, quindi l'avvinghio e la Kijun Sen possono essere tranquillamente utilizzati per poter rientrare poi su dei ritracciamenti.
Poi se non saranno ritracciamenti, l'Ichimoku ci fa capire che il trend, diciamo, diminuisce di forza o meno. Quindi ecco, Perfetto. seguire i prezzi, trend is your friend, Anche basta. Laura dice complimenti, ottima lezione. I complimenti femminili valgono sempre doppini. Qua c'è anche un po' di Doppio. impegno, c'è anche un po' di impegno a cercare di far aumentare la femminilità nel trading, nel senso che la maggior parte dei clienti, di persone che fanno trading effettivamente sono di sesso maschile, diciamo, penso che la percentuale sia un po' salita negli ultimi anni, si è arrivata forse a un 15% rispetto a un 6-7% di qualche anno fa, però vogliamo anche impegnarci in questo in modo che più donne possano fare trading, tendenzialmente le donne hanno anche un po' un istinto più conservativo in alcune situazioni, anche se ho anche un po' di scalpers come clienti, quindi questo è anche un po' ancora da definire come comportamento, però è relativo, nel senso a noi interessa che lo scambio di idee di trading ci sia su base costante. Io nella registrazione vado a rimettervi anche le slide su wiscot.it, il nostro sito. In basso a destra trovate il canalino di YouTube, la classica iconcina bianca e rossa che trovate in fondo, in basso a destra su ogni singola pagina del nostro sito, ovunque voi siate, ripeto, su wiscot.it. In basso a destra cliccate su YouTube, poi cliccate su videos, così andate proprio a vedere il puzzle in ordine cronologico, dal più recente al più vecchio dei nostri webinar, e troverete poi da domani mattina, direi, anche la registrazione di oggi con le slide della settimana scorsa incluse, e trovate anche il webinar della settimana scorsa che di fatto era la parte 1 di questo secondo appuntamento. Io ringrazio ancora Donatello Danni Lucente per la Grazie sua a te Stefano e illustrazione a tutti voi fantastica, che abbiamo e grazie fatto. anche a voi della vostra interazione. Vi auguro buona serata e buon trading su wiscot.it. Chi non avesse la nostra piattaforma deve scaricarla, ovviamente può scaricare la demo che dura 30 giorni o può procedere con l'attivazione di un conto di trading reale. Tra l'altro si beneficia anche di ottime condizioni con spread a partire da 0,5 sugli indici, 0,4 sulle commodity e 0,8 sulle valute. L'effetto leva lo scegliete voi quando aprite il conto. Swissquote.it 800 148 261 il nostro numero verde, info@swissquote.it la nostra mail. I modi di contattarsi sono infiniti. Stefano Gianti SQ ho dovuto mettere perché Facebook non mi lasciava più Swissquote, quindi Stefano Gianti SQ, che sta per Swissquote, sempre il mio profilo Facebook che utilizzo proprio per condividere dei trading, quindi contattatemi anche lì, è un buon modo per rimanere in contatto in maniera molto operativa. Grazie a tutti, buona serata e buon trading con o senza Ichimoku.